Ma che posto è l'Islanda, ragazzi? Ma che posto è? Semplicemente magnifica! Magnifica! Islanda, la terra del ghiaccio e del fuoco. Islanda è tutto ciò che la natura è in grado di fare, in cui essa regna sovrana. Ti mette in ginocchio davanti a tutta la sua potenza e l'unica cosa che puoi fare è restare in silenzio ad ammirarla, sentendoti piccolo ed impotente di fronte a tanta bellezza. L'Islanda è in grado di lasciarti senza parole davanti alle sue splendide e maestose cascate, ai suoi incredibili canyon, ai ghiacciai e perfino davanti ai suoi tanti vulcani. Una terra da vivere on the road, in totale libertà. Una terra di cui, ora posso finalmente dirlo, mi sono totalmente innamorato. Ma andiamo con ordine. Come ogni viaggio in Islanda che si rispetti, non si può non partire dalla sua capitale, Reykjavik. Questa dove ci troviamo in questo momento è probabilmente una delle vie più famose e anche ovviamente più visitate dai turisti qua a Reykjavik. Bellissimo perché è super colorata e porta alla cattedrale, che è sicuramente uno dei punti più turistici della città. Pensate che Reykjavik è la capitale più a nord di tutto il mondo, infatti si trova poco più sopra il 64esimo parallelo. Abbiamo deciso di iniziare la nostra vacanza proprio qui dalla capitale e poi da domani inizieremo il nostro on the road in giro per l'Islanda. Sì, perché il modo migliore per visitare l'Islanda è sicuramente quello di noleggiare un'auto ed esplorarla da cima a fondo, meglio ancora se 4x4. Soprattutto in inverno. E quale on the road sarebbe se non ci fossero dei pazzi amici a vivere le avventure che solo un on the road sa regalare? Ne approfitto per presentarvi le persone che mi stanno accompagnando durante questo viaggio in Islanda che non avete mai ancora visto. Sono Luca e Trifi, due miei amici che hanno deciso appunto di accompagnarmi in questo viaggio. Ma uno non è che viene in Islanda per vedere Reykjavik. Proprio per questo terminiamo velocemente la giornata con un altro giretto nel centro storico e andiamo a Nanna presto, domani si inizia a fare sul serio. Infatti non vi ho ancora detto che in soli 10 giorni cercheremo di percorrere tutta la Ring Road, una strada ad anello lunga circa 1400 km che gira intorno a tutta l'isola e che permette di vedere alcune delle attrazioni principali. Buongiorno cari amici viaggiatori, è iniziato oggi ufficialmente il nostro viaggio on the road in giro per tutta l'Islanda. In questo preciso momento ci troviamo in una delle mete sicuramente più gettonate dai turisti, infatti ci troviamo in quello che viene comunemente chiamato il Circolo d'Oro, perché raccoglie tre delle più importanti attrazioni principali che ci sono qua in Islanda, ovvero il Parco Nazionale di Þingvellir, che è quello dove ci troviamo in questo momento, i geyser di Geysir e la cascata di Gullfoss, tutte attrazioni che infatti cercheremo di farvi vedere oggi. Il Parco Nazionale di Þingvellir è inserito tra i patrimoni dell'umanità UNESCO. Sorge infatti in un punto di grande interesse geologico, sulla fossa tettonica islandese. Si tratta del punto in cui la placca nordamericana e quella eurasiatica si allontanano ogni anno l'una dall'altra. Praticamente da una parte c'è l'America, ti giri, c'è l'Europa. Spettacolo. Lello, cos'altro sappiamo su questo incredibile luogo? Un'altra cosa interessante è che in questo luogo si radunavano un tempo, nel X secolo a.C., i vichinghi, i quali usavano questa zona come luogo per radunarsi e parlamentare delle loro cose importanti, politiche. Sì, infatti questo posto è considerato il più vecchio parlamento al mondo. Quello che vedete alle nostre spalle si chiama Strokkur e pensate che è il geyser più puntuale di tutto il mondo, perché infatti erutta più o meno
ogni 4-8 minuti. E quello che ho pensato io è che non ci può essere un viaggio se non c'è almeno un Cicerone, comunque un Piero Angela, che spiega esattamente come funzionano, come si formano e perché eruttano i geyser. E questo fenomeno particolarissimo ce lo faremo spiegare dal nostro amico Trifi. No, la cosa più semplice è di quel che si pensi. In realtà l'acqua a contatto con la caldera vulcanica incomincia a bollire. Quando la pressione arriva al punto tale da non essere contenuta dalla pressione dell'acqua, esplode. Adesso vi faccio vedere come si mangia in Islanda, visto che è super cara, soprattutto il cibo è molto caro. In macchina, perché ci dobbiamo spostare da un posto all'altro. Insalatissime, simmental, queste cose qua. E si mangia così, per risparmiare. Un viaggio low cost, economico. Buon appetito! Terza attrazione del Circolo d'Oro, Gullfoss, la cascata d'oro, quella che ho alle mie spalle. È veramente stupenda. Pensate che è considerata una delle cascate più belle di tutta l'Islanda. E se quello che vi spaventa è il freddo, non preoccupatevi. In Islanda ci sono tanti modi per sconfiggerlo. Il mio preferito? Le terme naturali. Oh Dio! Nevica! Freddissimo! Certo, all'inizio l'impatto può essere un po' traumatico, ma fidatevi, ne vale assolutamente la pena. Ah, bella calda! Oh mio Dio! No, però mica ti rigenera, eh. Che bellissimo! Carissimi, ci troviamo al Secret Lagoon qui in Islanda. Ovviamente non è tanto segreto perché ci sono un sacco di turisti. Costa 20 euro a persona l'ingresso e l'acqua è super calda, super consigliato venire qua. È veramente figo. Approvato. Raga, guardate quanto sono avanti gli islandesi. Questo è un robot che serve per asciugare costumi. Tu metti il costume dentro. Tarara, tarara, tutto dentro. Aspetti 10 secondi, finito. Costume asciutto, raga, incredibile. È asciutto. Sono troppo avanti gli islandesi, troppo avanti. Bellissimo. Quell'enorme cascata che vedete alle mie spalle si chiama Seljansfoss. Pensate che questa cascata ha un'altezza di ben 61 metri ed è probabilmente l'unica cascata in Islanda che si può anche percorrere tutto dietro. C'è tutta la passeggiata. A circa 30 minuti di distanza dalla cascata precedente possiamo vedere alle nostre spalle la cascata che si chiama Skokafoss. È una cascata con una portata molto più ampia rispetto a quella precedente ed è un'altezza decisamente superiore. La particolarità di questa cascata è che sulla sua destra, adesso andremo, c'è una piccola scalinata, in realtà è un bel sentiero che permette di arrivare fin sulla cima e quindi vedere poi la cascata dall'alto. Adesso vi facciamo vedere. Stiamo andando a vedere l'aereo abbandonato, che è diventato sicuramente una delle attrazioni principali qua nel sud dell'Islanda. Per arrivarci bisogna fare, come vedete, questa camminata in un paesaggio fighissimo, sembra quasi di essere sulla luna. Sono tipo
3,5 km per arrivare all'aereo, quindi ci va una camminata di 3/4 d'ora più o meno. Ci sarebbe anche l'opzione di prendere la navetta, magari per chi non ce la fa a fare tutti questi chilometri a piedi, ovviamente si può. Sappiate che costa tantissimo, costava tipo quasi 20 euro a persona andata e ritorno, quindi noi abbiamo detto vabbè, se che c'è, camminiamo un po' e lasciamo perdere la navetta. Adesso vi portiamo lì. Siamo vicino alla carcassa di un Douglas Super DC-3 della US Navy, che ha dovuto fare un atterraggio di emergenza nel novembre del 74. Le cause sono tuttora sconosciute, però rimane comunque uno dei relitti o carcasse, vedete voi, più affascinanti penso del mondo a questo punto, perché è una delle più famose e una delle mete più turistiche più battute. Che dire, eravamo solo al terzo giorno e già l'Islanda mi aveva totalmente conquistato. E pensate che il meglio doveva ancora arrivare. Non so se riuscite a sentirmi perché c'è un sacco di vento. Ci troviamo al Dyrhólaey Viewpoint, a sud-ovest più o meno dell'Islanda. Ci troviamo praticamente vicino al paesino dove abbiamo passato la notte, ovvero Vik, che tra l'altro vi consiglio di dormire, di passare lì la notte, proprio perché è super vicino a questa attrazione, una delle principali qua nel sud dell'Islanda, ovvero appunto questo punto panoramico dal quale si vede quella che vedete alle mie spalle, che si chiama The Endless Beach, ovvero la spiaggia senza fine. Infatti è lunghissima e effettivamente non si vede la fine. Purtroppo stamattina c'è un sacco di vento. Ragazzi, vi piace? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. A parte il vento, è un bellissimo paesaggio. Consigliamo sicuramente la visita, 100%. A 5 minuti in macchina dal Dyrhólaey Viewpoint, dove eravamo prima, si trova Black Sand Beach, chiamata anche in islandese Reynisfjara. Spero di pronunciarlo correttamente. Magnifica, l'Islanda è magnifica. Adesso il nostro amico Trifi ci spiega come mai si sono formate le colonne di basalto. Queste colonne di basalto non sono altro che lava che, raffreddandosi, ha creato tutte queste colonne, in quanto la tensione riesce a dissiparla verticalmente e non orizzontalmente, per cui si formano tutte queste colonne con queste forme particolari, di solito esagonali, però ce ne sono anche da 9, 8, 7 facce. Salutiamo anche Black Sand Beach, sicuramente un posto super affascinante. Purtroppo il nostro programma, il nostro itinerario ci impone di avere dei ritmi abbastanza serrati. A maggior ragione in inverno. Non vi ho infatti ancora detto che le ore di luce in inverno sono veramente pochissime. Pensate che quando ci siamo andati noi, il sole sorgeva intorno alle 11 di mattina e tramontava alle 4:30 circa di pomeriggio. E quindi, in quelle poche ore di luce che avevamo a nostra disposizione, dovevamo cercare di vedere quanti più posti possibili. Minuti in macchina dalla spiaggia nera dove eravamo prima si trova questo canyon dal nome impronunciabile. Vi metto la scritta proprio qua perché è veramente troppo difficile, questo non ci provo neanche a pronunciarlo. È fighissimo, guardate alle mie spalle, qua c'è il canyon. Ragazzi, sono super gasato, sono super eccitato. Questo posto probabilmente è uno dei miei preferiti finora. In realtà è difficile fare una selezione dei posti più belli, perché ogni posto che abbiamo visto finora è assolutamente allucinante. Mi lascia ogni volta senza parole. Knows where I'm going. You're the place where alla destra del parcheggio, dove si lascia la macchina per vedere questo canyon, parte poi un sentiero che porta a questo punto panoramico dove c'è questa cascata che avete appena visto. Molto molto figo, vale assolutamente la pena. Non riesco a camminare perché sotto c'è il ghiaccio,
vale assolutamente la pena farsi questi 10 minuti a piedi nemmeno per venire qua e vedere il canyon anche dalla parte finale, perché è veramente stupendo. Adesso torniamo in macchina più veloci possibile, perché se riusciamo con la luce, con la poca luce che rimane, cercheremo di farvi ancora vedere una cascata molto particolare. Purtroppo, come volevasi dimostrare, non siamo riusciti a vedere il parco nazionale di Skaftafell proprio perché stava veramente iniziando a fare buio, e ci siamo poi resi conto dopo che per arrivare alla cascata che c'è in questo parco ci vuole una camminata più o meno di 3/4 d'ora, e quindi non ce l'abbiamo fatta, si è fatto buio. Siamo venuti in questa nuova guest house, che tra l'altro appunto ne approfitto visto che siamo arrivati un po' prima per farvela vedere, così vi faccio anche vedere dove si dorme in Islanda. Questi, diciamo, sono gli alloggi, le sistemazioni più economiche. Potete affidarvi alle guest house oppure agli ostelli. Noi siamo in 3, ci dividiamo la spesa, quindi per il momento stiamo andando sulle guest house, più che altro perché dall'Italia ci siamo portati un sacco di cibo, tra pasta, sughi già pronti, tonno, eccetera eccetera, e quindi ci serve la guest house perché c'è la cucina all'interno. Adesso infatti vi faccio vedere, e stasera infatti ci facciamo un'ottima pasta al pesto. E niente, adesso vi faccio vedere dove dormiamo stanotte, la guest house. Ci troviamo nel centro dell'Islanda, centro est, totalmente centro est, di fronte al ghiacciaio. E domani vediamo il ghiacciaio più grande di tutta l'Europa. Ma prima, room tour. Room tour. Questa è la nostra camera, l'abbiamo pagata 124 euro da dividere in 3. Come potete vedere ha 3 letti, che è quello che ci servono, il tavolo, qua c'è la cucina, e qua la porta là c'è il bagno. Adesso vi faccio vedere. Bagno fighissimo, super moderno. Guest house super approvata, molto carina. Un chilo di pasta al pesto in 3. Ragazzi, buon appetito. Buon appetito. Growing restless in the way, searching for a brighter day. Ovviamente, carissimi, c'è un motivo ben preciso se chiamano l'Islanda la terra del ghiaccio e del fuoco, e uno di questi motivi è sicuramente quello che vedete alle mie spalle, ovvero il Vatnajökull, il ghiacciaio, pensate, più grande di tutta l'Europa. Occupa una superficie di 8.400 metri quadrati e nei punti più spessi arriva ad uno spessore di 1 chilometro, pensate, cioè è enorme, è veramente enorme. Ovviamente il vantaggio di venire in inverno è il fatto che si possono vedere le grotte di ghiaccio, cosa che ovviamente in estate non ci sono perché si sciolgono, e la particolarità è il fatto che ogni anno si riformano delle nuove grotte di ghiaccio, e quindi ogni anno si ha la possibilità di vedere delle grotte diverse da quelle precedenti. E adesso noi, attraverso la nostra guida, ci addentreremo in una di queste. È uno spettacolo unico, ragazzi, è stupendo, siamo sotto una grotta di ghiaccio, bellissimo, i colori sono assurdi. Ovviamente la domanda sorge spontanea, ovvero come mai la neve è bianca e invece il ghiacciaio è azzurro, comunque assume questo colore blu intenso. Ho chiamato qua un esperto, il nostro amico Trifi, che vi spiegherà proprio il fenomeno per cui il ghiaccio è blu. Prego, dottore. La neve, quando cade, si solidifica, solidificandosi, ghiacciandosi, racchiude all'interno dell'aria. Il ghiacciaio, muovendosi, va a modificare la struttura dei cristalli, creando questi riflessi blu e questo bellissimo colore. Niente male, aspetta, vero? Ringraziamo il dottor Trifi, chiamato anche Piero, detto Piero Angela, per questa incredibile spiegazione. Escursione al ghiacciaio più grande d'Europa, il Vatnajökull, appena terminata. Allora, noi l'abbiamo pagata 136 euro a persona, cioè una fucilata davvero. Devo dire che l'escursione in sé mi ha un po' lasciato desiderare, nel senso, mi aspettavo un qualcosa di più. Speravo che ci portassero a fare anche del trekking sopra il ghiacciaio, in realtà ci hanno solamente portato a vedere due grotte di ghiaccio, che per carità sono bellissime e vale assolutamente la pena fare un'escursione di questo tipo, perché ovviamente è uno dei posti più fighi che ci sono in Islanda. Parlavo proprio dell'escursione in sé, che mi ha un po' lasciato desiderare per il prezzo che l'abbiamo pagata.
Però dai, tutto sommato ci è piaciuto il ghiacciaio, ci è piaciuto un sacco. E tra l'altro guardate là, è uscito anche il sole di mezzogiorno. Nelle mie spalle si chiama Jökulsár Lón, praticamente una laguna di ghiaccio che si è formata ai piedi ovviamente del ghiacciaio Vatnajökull, che sta proprio in quella direzione là. Praticamente cosa succede? Il ghiacciaio quando si scioglie ovviamente forma degli enormi pezzi di iceberg che vengono trasportati dalle onde e dal vento soprattutto in questa laguna, che diventa un posto super bellissimo da visitare. Alle mie spalle invece, da quella parte là, c'è il mare, perché infatti gli iceberg arrivano fino alla spiaggia, arrivano fino al mare. E proprio là c'è la famosissima Diamond Beach, ovvero la spiaggia con i diamanti, che non sono altro che appunto questi iceberg che si staccano dal ghiacciaio e arrivano fino alla spiaggia. La nostra guida ci diceva prima che purtroppo è più o meno una settimana che il vento spinge in direzione del ghiacciaio, e quindi nella spiaggia in questo momento non ci sono iceberg, purtroppo. È un altro dei posti ovviamente super famosi qui in Islanda, e non ci sono iceberg. Visto che a Diamond Beach non c'erano gli iceberg e noi avevamo ancora qualche ora di luce a nostra disposizione, abbiamo deciso di tornare nello Skaftafell National Park, il parco nazionale che avevamo provato a vedere il giorno prima, ma non eravamo riusciti perché era già buio. Lì ci attendeva un trekking di un paio di chilometri che ci avrebbe portato a vedere un'altra cascata magnifica. Signore e signori, benvenuti a Svartifoss. E mentre osservavamo uno dei tramonti più belli che l'Islanda ci aveva regalato fino a quel momento, eravamo del tutto inconsapevoli che di lì a qualche ora il meglio doveva ancora arrivare. Raga, stavamo andando tutto a nord-ovest, per passare la notte. È successa una cosa incredibile, finalmente al quinto giorno ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a vedere l'aurora boreale. Adesso lo possiamo dire finalmente, siamo venuti qua ovviamente soprattutto per vedere l'aurora boreale, la prima notte serena, e ce l'abbiamo fatta, raga. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Sì! È un'emozione incredibile, veramente. Vederla nel cielo danzare è una cosa pazzesca. Considerate che non l'abbiamo neanche vista alla massima potenza, probabilmente. Però dalle foto e video che abbiamo fatto è bellissima, veramente. Sono super emozionato. Raga, sono emozionatissimo. Ce l'abbiamo fatta. Guarda come curva! È bellissimo! Bellissima! La nostra prima aurora ce l'abbiamo fatta! Fifi! Vai, Fifi! Ce l'abbiamo fatta! Come avete visto, quella sera l'euforia era veramente a mille. L'emozione era tantissima, ma il giro dell'Islanda non era ancora concluso. Ci mancava infatti tutto il nord ancora da vedere. Nei giorni successivi avremo camminato sopra ad un cratere creatosi 2500 anni fa in seguito ad un'eruzione vulcanica. Avremo visto altre splendide cascate, ci saremo imbattuti in una vera e propria bufera di neve e soprattutto saremo rimasti impantanati 3 ore sotto la pioggia al freddo a causa di un'enorme lastra di ghiaccio. Se vi interessa tutto questo e molto altro, vi invito a non perdervi la seconda parte del nostro viaggio on the road per l'Islanda. Ragazzi, io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video. Spero tanto vi sia piaciuto. Se così fosse, mettete un bel like e condividetelo a chi volete. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Paolo, ci sei? Paolo. Aspetta. Paolo. No, aspetta. Paolo. Sì. Fammi parlare. Non è altro che lava. È raffreddato, sì, ha dato via sfogo, non me lo ricordo, aspetta, fammela pensare un attimo. È bellissimo! Guarda come sono bello nitido, Bello, inquadrato. Sì, bello! Quello che vedete alle mie spalle si chiama Geyser, ed è praticamente il padre di tutti gli altri, è quello che ha dato il nome
Geysir? Ok, allora. Ah, no. Cosa c'è? E quindi stasera i nostri chef Trifi e Lello... boh. Stasera ci hanno cucinato... Evita di sbattere! Stasera ci hanno cucinato... Vai, gira! No. Gira un giusto pane! Niente, non ce la posso fare, guarda. Comunque, vabbè, niente, raga. Abbiamo un chilo di pasta in tre e ci ammazziamo di pasta al pesto stasera. Via così.